L'amore si concretizza nelle opere e trova la sua espressione più vera nel servizio. Lo ha ripetuto con forza Papa Francesco durante il suo viaggio a Torino sul tema L'amore più grande. La visita del pontefice nel capoluogo piemontese in occasione dell'ostensione della sindone del bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco ha preso il via nella piazzetta reale per l'incontro con il mondo del lavoro. In quello che è stato uno storico polo di attrazione lavorativa, Papa Bergoglio ha detto no a un'economia dello scarto, auspicando una solidarietà generazionale con quanti sono in fuga dalle guerre, no all'idolatria del denaro che costringe tanta gente alla fame, no alla corruzione tanto diffusa da sembrare un atteggiamento. Questo richiede un modello economico che non sia organizzato in funzione del capitale e della produzione, ma piuttosto in funzione del bene comune. Torino è una città complessa, per molti versi una città laboratorio di tante realtà e anche di tante difficoltà che la nostra società oggi, ma non solo da oggi, vive. Quindi la presenza del Santo Padre è sempre stata vista, in particolare quella di Francesco, come un grande momento di riconferma nella fede dei torinesi, dei piemontesi e di stimolo per il futuro. Un soffio di cemento più in là e il pontefice si è fermato a pregare dinanzi alla Sacra Sindone, lasciandosi guardare da una debole immagine dai contorni sfuggenti, lasciandosi interrogare da quel delicato telo di lino che parte dalla morte ma ci parla della vita. Per quanto riguarda il rapporto delle persone che sono venute a vedere la Sindone, io credo che sia lo stesso rapporto che si era già riscontrato nelle ostensioni precedenti, a cominciare dal 1978. Io voglio sempre ricordare che nel 1978, un momento difficilissimo della storia del nostro paese, si fece l'ostensione della Sindone, vennero 3 milioni di persone a vedere la Sindone sotto, con delle code lunghissime, eccetera. E un'inchiesta, un'indagine che venne fatta di carattere sociologico all'epoca in maniera molto attenta, dimostrò che il problema dell'autenticità era un problema che toccava molto pochi. E questo si è riscontrato poi nelle ostensioni seguenti. Se pensiamo all'ostensione del 1998, 10 anni dopo il carbonio 14, dopo la discussa datazione del carbonio 14, si credeva che oramai da molte parti la Sindone fosse un oggetto superato anche per questa dichiarazione scientifica, interpretata anche in maniera molto radicale. Invece avevamo 2 milioni di persone che non erano sicuramente persone sprovvedute o persone che non erano a conoscenza né persone leggere. La prima giornata di Papa Francesco a Torino è proseguita in Piazza Vittorio Veneto, una delle più grandi d'Europa, con la Santa Messa. Ai fedeli convenuti il pontefice ha ricordato che l'amore di Dio è un amore fedele e sicuro, come gli scogli rocciosi che riparano dalla violenza delle onde. Dinanzi alle tentazioni di una società chiusa che tende ad escludere più che a includere, alle tentazioni che serpeggiano anche fra i cristiani di cercare sicurezze in cose che passano, il successore di Pietro ha indicato l'esempio dei santi e dei beati che hanno vissuto la gioia del Vangelo praticando la misericordia. Un invito ribadito anche all'Angelus. La Sindone attira verso il volto e il corpo martoriato di Gesù e nello stesso tempo spinge verso il volto di ogni persona sofferente e ingiustamente perseguitata. Ci spinge nella stessa direzione del dono di amore di Gesù. L'amore di Cristo ci spinge. A Torino Papa Francesco, piemontese di origine, ha avuto modo anche di ricordare la sua infanzia cosparsa di gioia salesiana. Nella Basilica di Maria Ausiliatrice, abbandonando il discorso ufficiale, ha così espresso riconoscenza per il lavoro svolto dagli eredi spirituali di San Giovanni Bosco, che tanto hanno contribuito alla sua formazione umana e affettiva. A tutti ha chiesto di prendere decisioni rischiose e di andare incontro a quei giovani che per strada lasciano scorrere una vita senza sogni, senza lavoro e senza futuro.
Siamo nell'anno bicentenario, non festeggiamo un morto, festeggiamo un vivo, ossia rendere Don Bosco vivo oggi, ognuno secondo la propria strada, è quella della comunicazione, è quello del lavoro per gli ultimi, è quello del lavoro con gli ammalati, è quella di supporto alle figlie di Maria Ausiliatrice o all'opera dei Salesiani. L'importante è che ciascun giovane possa vedere in un rappresentante della famiglia salesiana Don Bosco vivo oggi. Non celebriamo un morto, celebriamo un vivo grazie agli amici di Don Bosco, alla famiglia salesiana. Come in tante occasioni, Papa Francesco si è chinato sui dolori delle persone, su quelle donne, su quegli uomini che portano i segni di Cristo crocifisso. Al Cottolengo il pontefice ha sottolineato con rammarico che nella medicina e nell'assistenza sociale sono stati fatti grandi progressi, ma si è anche sviluppata una cultura dello scarto. Di qui l'invito a sviluppare gli anticorpi contro questo sistema che esclude anche gli anziani. Noi nel Vangelo sappiamo che Gesù ci invita ad annunciare il Regno di Dio, e il Regno di Dio si concretizza proprio in scelte a favore per i poveri, si concretizza nel mettere segni concreti di solidarietà e di amore, e la nostra Chiesa di Torino si sta proprio impegnando in questo senso, anche spronati dal nostro Arcivescovo che ha questa grande attenzione sul sociale. Perché sia una chiesa autentica, amatevi gli uni gli altri, da questo riconosceranno che siete miei discepoli, Gesù dice nel Vangelo, e sono convinto che questo impegno, ed è tantissimo, di istituzioni religiose, di associazioni di volontariato, di comunità parrocchiali, sono il segno più bello e più evidente di una chiesa che si spende per i poveri, per i malati, per i sofferenti, e in questo crede e su questo, ecco, cerca di annunciare il Regno di Dio, che è un regno di amore. Piazza Vittorio Veneto è stata la cornice anche di un altro incontro, quello con i giovani, ai quali Papa Francesco ha chiesto di essere sempre in uscita, coraggiosi e creativi, e di non vivere per valori che sono come le bolle di sapone. L'amore è nelle opere, è nel comunicarsi, ma l'amore è molto rispettoso delle persone, non usa le persone, e cioè l'amore è casto. E a voi, giovani, in questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere, ma è passarla bene, fare bene la vita, io vi dico: siate casti. Per dare speranza ai giovani oggi, credo che ci siano due o tre cose che occorre fare. La prima è una ricetta antica, la presenza al loro fianco. Don Bosco incontrava dei giovani che gli dicevano: non ho niente e non sono di nessuno. Allo stesso modo, oggi la presenza salesiana, lo stare accanto a un giovane, significa dirgli: guarda che sei importante agli occhi degli adulti, sei importante agli occhi della società, sei importante soprattutto agli occhi di Dio. E poi c'è un'altra tematica che va assolutamente affrontata. Don Bosco aveva come motto il buoni cristiani e onesti cittadini. Non si può essere buoni cristiani se non si è onesti cittadini, e per essere onesti cittadini oggi nel 2015 occorre risolvere un problema, che è il problema del lavoro. Se non ci si impegna per dare una speranza lavorativa ai giovani, come possiamo immaginare di crescere degli onesti cittadini? Soprattutto, come possiamo immaginare di dare loro la speranza per il futuro? La visita pastorale a Torino si è conclusa ufficialmente la mattina di lunedì 22 giugno nel segno del dialogo tra i discepoli di Cristo, chiamati a camminare insieme e a rispondere a una voce sola alle urgenze del nostro tempo. Da parte della Chiesa Cattolica vi chiedo perdono. Vi chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. In nome del Signore Gesù Cristo, perdonateci.